ma quando torno a Padova, mi sento a casa mia. Inaugurazione del Club Padova nel Cuore, qui in Sala Rossini al Caffè Pedrocchi abbiamo l'assessore allo sport Cinzia Rampazzo. Cosa le è parso di questa inaugurazione, assessore? Beh, direi che è stata molto bella e sentita principalmente. È chiaro, un club nel centro storico di Padova, così, e poi in questa sede bellissima, direi che è un valore aggiunto alla tifoseria, anche alla squadra. Il comune, con nello specifico l'assessorato che lei presiede, quali iniziative ha a breve per far entrare lo sport sempre più nel cuore dei padovani? Beh, oddio, ne abbiamo parecchie di iniziative, innanzitutto la sistemazione di numerosi impianti sportivi che diciamo avevano bisogno di una risistemazione, a partire dal plebiscito, al Colbacchini, probabilmente verrà affrontato anche qualche lavoro allo stadio Franceschini, anche se qualcosina è già stata fatta a livello di illuminazione, e poi anche altri impianti che bisognano appunto di manutenzione straordinaria. A proposito del plebiscito, è volontà del comune, par di capire, che insomma lì giocherà il Padova nelle prossime stagioni? Sì, diciamo l'intento è quello, adesso stiamo appunto valutando in questi giorni questo studio di fattibilità per la viabilità, più che altro i parcheggi. Per quanto riguarda lo stadio, sì, ci sarà da rimettere un po' mano, ma sarà più da attrezzarlo a livello di sala GOS e sala così per ricevimento ospiti, sala VIP. Comunque insomma non dovrebbero esserci problemi a questo riguardo. Sì, la parte più difficile probabilmente saranno la viabilità, i parcheggi, ma a questo stiamo provvedendo. Ma quando torno a Padova.